Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il venerdì 25 di giugno del 2021. Noi stiamo qui durante tutta questa settimana leggendo la parola di Dio. Siamo arrivati alla conclusione di questa settimana e noi leggeremo per lettura di questa mattina, di questa occasione, 1 Samuele capitolo 9, 10 e 11, parola del nostro Signore. Quindi leggiamo questo brano della parola di Dio che ci guiderà in questo tempo di lettura. 1 Samuele capitolo 9, parola del Signore. C'era un uomo, discendente di Beniamino, che si chiamava Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiac, figlio di un beniamita. Era un uomo forte e valoroso. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non c'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Le asine di Chis, padre di Saul, si erano smarrite e Chis disse a suo figlio Saul: «Prendi con te uno dei servi e va in cerca delle asine». Egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Salisa senza trovarli. Poi passarono per il paese di Saalim, ma non c'erano. Attraversarono il paese dei Beniamiti, ma non li trovarono. Quando giunsero nel paese di Suf, Saul disse al suo servo che era con lui: «Vieni, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per noi». Il servo gli disse: «Ecco, questa città c'è un uomo di Dio che è temuto in grande onore. Tutto quel che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire». Saul disse a suo servo: «Ma se vi andiamo, che porteremo a quell'uomo? Poiché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi?» Il servo rispose a Saul: «Guarda, io ho un quarto di siclo d'argento, io lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via». Anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: «Venite, andiamo dal veggente». Infatti, colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Saul disse a suo servo: «Dici bene, andiamo». Così si avvicinarono verso la città dove stava l'uomo di Dio. Mentre percorrevano la salita che conduce alla città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro: «È qui il veggente?» Quelle risposero: «Sì, c'è, è là dove sei diretto, ma va presto, poiché è venuto oggi in città, dato che oggi il popolo fa un sacrificio sul alto luogo. Quando sarete entrati in città lo troverete di certo, prima che egli salga all'alto luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che egli sia giunto, perché è lui che deve benedire il sacrificio dopo che i convitati, mangeranno. Salite dunque, perché proprio ora lo troverete». Ed essi salirono verso la città e appena vi furono entrati, ecco Samuele che usciva verso di loro per salire all'alto luogo. Un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo ingerai per capo, e tu lo ingerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. E infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me». Quando Samuele vide Saul, il Signore gli disse: «Ecco l'uomo di cui ho parlato. Egli è colui che governerà il mio popolo». Saul si avvicinò a Samuele, entrò alla porta della città e gli disse: «Indicami, ti prego, dove sia la casa del veggente». Samuele rispose a Saul: «Sono io il veggente.
precedemi verso l'alto luogo e oggi mangerete con me. Poi domani mattina ti lascerò partire e ti darò tutto quello che hai nel cuore. Quanto alle asine smarrite 3 giorni fa, non dartene pensiero perché il Signore, perché sono state ritrovate. Per chi è quanto c'è di meglio in Israele? Non è forse per te e per tutta la casa di tuo padre? Saulo rispose e gli disse: sono io forse, io non sono io un beniamita, una delle più piccole tribù di Israele? La mia famiglia è la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino. Perché dunque mi parli così? Ma Samuele prese Saul, suo servo, e li introdusse nella sala e li fece sedere alla testa degli invitati, che erano circa 30 persone. Samuele disse al cuoco: porta qua la porzione che ti ho data dicendoti, tienela da parte vicino a te. Il cuoco allora prese la coscia e ciò che vi aderiva e la mise davanti a Saul. Samuele disse: ecco ciò che è stato tenuto da parte, mietelo davanti e mangia, poiché è stato conservato apposta per te quando ho invitato il popolo. Così Saul quel giorno mangiò con Samuele. Poi scesero dall'alto luogo in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla sua terrazza. L'indomani si alzarono presto allo spuntar dell'alba. Samuele chiamò Saul sulla terrazza e gli disse: vieni, perché devo lasciarti partire. Saul si alzò e uscirono insieme e Samuele. Quando furono scesi dalla periferia della città, Samuele disse a Saul: di al servo che ti preceda. E il servo li oltrepassò. Allora Samuele disse: ma tu fermati e ti farò udire la parola di Dio. Ora noi leggeremo prima Samuele capitolo 10. Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: il Signore non ti ha forse untuno perché tu sia capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai 2 uomini presso la tomba di Rachele, ai confini di Beniamino, a Shelza, i quali ti diranno: le asine che stavi cercando sono state trovate. Il tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi che si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Quando sarai andato oltre e arriverai alla quercia di Tabor, incontrerai 3 uomini che salgono, porterà 3 capreti, l'altro 3 pani e il terzo un odre di vino. Essi ti saluteranno e ti diranno: 2 panni che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea di Dio, dove è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti e da prese, da cetre. Essi profetizzeranno: lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal, ed io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e faccia sapere quello che deve fare. Non appena egli ebbe voltato le spalle per sedersi, da Samuele Dio gli cambiò il cuore. Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Appena giunsero a Gibea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo Spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro.
in quelli, tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'un l'altro: chi è mai accaduto al figlio di Chis? Saul è anche lui tra i profeti? Un uomo del luogo rispose e disse: chi è il loro padre? Di qui viene il proverbio: Saul, anche lui tra i profeti. Quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'alto luogo, dove lo zio di Saul disse a lui e al suo servo: dove siete andati? Saul rispose: a cercare le asine, ma vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele. Saul rispose a suo zio: egli ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma di quello che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla. Poi Samuele convocò il suo popolo davanti al Signore a Mispa e disse ai figli di Israele: così dice il Signore, il figlio di Israele, che lo fece, così dice il Signore, figlio di Israele, io fece salire Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani, dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano. Ma oggi voi respingete il vostro Dio che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre angosce. E gli dite: stabilisce su di noi un re. Dunque, preservatevi davanti al Signore per tribù e per migliaia. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele e la tribù di Beniamino fu disegnata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino secondo le sue famiglie e la famiglia di Matri fu disegnata dalla sorte. Poi fu disegnato Saul, figlio di Chis, e lo cercarono ma senza riuscire a trovarlo. Allora consultarono di nuovo il Signore, quell'uomo è già venuto qua? Il Signore rispose: guardati se è nascosto fra i bagagli. Corsero e a farlo uscire di là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo, era più alto di tutta la sua gente, dalle spalle in giù, in su. Samuele disse a tutto il popolo: vedete colui che il Signore si è scelto? Non c'è nessuno come lui in tutto il popolo. Tutto il popolo mandò grida di gioia e esclamavano: viva il re! Allora Samuele espose al popolo la legge del regno e la scrisse in un libro che deposse davanti al Signore. Poi Samuele rimandò tutto il popolo, ciascuno a casa sua. Anche Saul andò a casa sua a Gibea, e con lui andarono gli uomini valorosi a cui Dio aveva toccato il cuore. Ma degli uomini malvagi dissero: come potrebbe salvarci costui? Lo disprezzarono e non gli portarono regali, ma egli fece finta di non udire. Prima Samuele capitolo 11, parola del nostro Signore. Naas, l'ammonita, salì e si accampò contro Iabes di Galaad. Tutti quelli di Iabes dissero a Naas: fa alleanza con noi e noi ti serviremo. Naas, l'ammonita, rispose loro: io farò alleanza con voi a questa condizione, che io vi cavi a tutti l'occhio destro per far disonore a tutto Israele. Gli anziani di Iabes gli dissero: concediti 7 giorni di tregua, perché inviamo dei messaggeri per tutto il territorio di Israele. Se nessuno verrà in nostro aiuto, ci arrenderemo a te. I messaggeri giunsero dunque a Gibea di Saulo, riferirono queste parole in presenza di tutto il popolo, e tutto il popolo alzò la voce e pianse. Ed ecco Saul tornava dai campi dietro ai bue e disse: che cos'è? Che cos'ha il popolo? Perché piange? Allora gli riferirono le parole di Cheli di Iabes. Lo Spirito di Dio investì Saul quando udì queste parole ed egli si infiammò d'ira. Prese un paio di bue e li tagliò a pezzi, li mandò per mano dei messaggeri in tutto il territorio di Israele e disse: così saranno trattati i suoi bue di chi non seguirà Saul e Samuele. Il Signore
del Signore si impadronì, il terrore del Signore si impadronì del popolo e partirono come se fossero stati un solo uomo. Saul li passò in rassegna a Bezek e i figli di Israele erano 300.000 e gli uomini di Giuda 30.000 e dissero a quei messaggeri che erano venuti: dite così agli abitanti di Jabes, di Galaad, domani quando il sole sarà in tutto il suo calore sarete liberati. I messaggeri andarono a riferire queste parole a quelli di Jabes, i quali si rallegrarono e dissero agli ammoniti: domani verremo da voi e farete di noi tutto quello che vi parerà. Il giorno seguente Saul divise il popolo in tre squadre e penetrarono nell'accampamento degli ammoniti prima dell'alba e li batterono fino alle ore calde del giorno. Quelli che scamparono furono dispersi in maniera che non ne rimasero due insieme. Il popolo disse a Samuele: chi è che diceva Saulo regnerà forse su di noi? Dateci quegli uomini e li faremo morire. Ma Saul rispose: nessuno sarà messo a morte in questo il giorno, perché oggi il Signore ha liberato Israele. Samuele disse al popolo: venite, andiamo a Gilgal e là riconfermiamo l'autorità regale. Tutto il popolo andò a Gilgal e a Gilgal fecero Saul re davanti al Signore e offrirono davanti al Signore sacrifici di riconoscenza. Saul e tutti gli uomini di Israele fecero gran festa in quel luogo. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto affinché lunedì, noi possiamo essere di nuovo insieme. Noi per questa settimana noi abbiamo concluso la lettura di questa settimana, ma noi per la grazia di Dio vogliamo continuare anche la prossima settimana. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore stia con te. Rimane insieme alla parola di Dio. Leggiamo la Bibbia insieme.